ringrazio tutti gli amici presenti e siamo qui per presentare l'ultimo libro Imparate dal Sud, lezioni di sviluppo all'Italia di Lino Patruno, giornalista ed scrittore, nonché editore e saggista, già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno per 13 anni, docente universitario all'Università di Bari e tuttora all'alunno. La serata andrà avanti, procederà con la senatrice Adriana Poliportone che farà da moderatrice e l'intervento poi del professor Pier Ferdinando Bruni. Allora, la senatrice Adriana Poliportone tutti noi la conosciamo, però io direi che bisogna in qualche modo... Non si sente? Bisogna in qualche modo ricordare tutto quello che la senatrice ha fatto. Senatrice, me lo consenta, perché... No, io invece volevo ricordare, perché al di là del fatto che per due mandati è stato il sindaco di Lecce, è a mio avviso il miglior sindaco di Lecce. Speriamo, magari, chi meglio di me se lo augura, ci ha dato. Però è bene ricordare anche che per me è una, non dico l'unica, ma una dei pochi politici veri che ancora abbiamo qui in Italia. Della sua carriera politica, è stata deputata al Parlamento italiano per la prima volta nel 1983, dico bene, con il Movimento Sociale Italiano, per poi essere riconfermata alla Camera nell'87, nel 92, nel 94 e nel 96. Nel 94 è stata eletta anche vicepresidente della Camera dei Deputati e successivamente ministro delle risorse agricole e alimentari e forestale del governo Berlusconi. È stata eletta deputata al Parlamento nel 1999 per poi dimettersi nel 2008 e candidarsi al Senato nella lista del Popolo della Libertà, dove è stata eletta nella circoscrizione di Puglia, appunto al Senato. Nel 2009 fonda il Movimento del Sud, del quale è ancora presidente e, possiamo dirlo, che giorni fa siete entrati nella Federazione dei Movimenti Meridionalistici, conosco il tema? Sì. Credo di sì. Ormai l'ho detto. Ma l'hanno detto anche il giornale, mi sembra, quindi non sono la prima a dirlo. Dal 2019 è consigliere di opposizione nell'OIME, attuale governo cittadino. È componente della segreteria nazionale del Movimento Sociale Italiano. Ho dimenticato qualcosa? Chiama di colore, mi scusi presidente, mi scusi. Allora, al fianco della senatrice Adriana Poliportone abbiamo il professor Pierfranco Bruni, archeologo, già direttore del Ministero Beni Culturali, già componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all'estero e presidente del Centro Studi Crisi. Ha ricoperto numerosi altri incarichi istituzionali inerenti alla promozione della cultura e della letteratura nei paesi esteri e ha pubblicato numerosi libri di poesia, racconti e romanzi. Si è occupato di letteratura del Novecento e infatti numerosi sono i suoi testi sulla letteratura italiana ed europea del Novecento. E pochi giorni fa è uscito il suo ultimo libro, Il tragico e la bellezza, in dialogo con la letteratura russa. In libreria quindi dal 23 gennaio lo potete trovare ed è un dialogo fra il professor Bruni e gli scrittori russi che hanno segnato profondamente il suo cammino di scrittore e di uomo. Allora adesso veniamo alla ragione per cui siamo qui, al protagonista che è appunto Lino Patruno.
Imparate dal sud e edito da Magenes, e non è solo una lente di ingrandimento sul mezzogiorno, ma anche e soprattutto uno strumento per scoprire e mettere in atto le potenzialità del sud, che cresce nonostante e contrariamente ai luoghi comuni. Quindi il sud, esempio di resistenza e resilienza. Che cosa si può imparare dal sud e perché? Dopodiché, senatrice, io le lascio. Lo passiamo prima a Ghino. Che cosa imparare dal sud e perché? Che cosa imparare dal sud e perché? Però come moderatore vorrei dire, siccome ci dobbiamo fare diverse domande, se no, senti una decina di minuti per ogni risposta. Sì. Perché sì. Così riusciamo ad essere più. E magari facciamo intervenire anche loro. Sì. Sì, mi rendo conto che il titolo è abbastanza provocatorio, in effetti è provocatorio, volutamente provocatorio, perché andare a dire in questo momento che bisogna imparare dal sud e che il sud dà lezioni di sviluppo all'Italia, credo che possa creare più di qualche mal di pancia a tanta gente, tanto che io alla fine della sinossi, cioè il riassunto che sta nella quarta copertina, dico che questo libro è una scorciatura. Nel senso che diciamo, smentisce tante convinzioni sul mezzogiorno e devo dire purtroppo soprattutto da parte dei meridionali. Questo libro è rivolto soprattutto ai meridionali, oltre che ad altri, perché sono i primi meridionali che devono capire quanto il sud non sia, come si ritiene purtroppo, una causa persa, qualcosa per la quale non ci sta più nulla da fare, da accettare così com'è, in alcuni punti va bene, in alcuni punti va male, ma è immutabile come un elemento del paesaggio, ma è invece qualcosa che si può addirittura considerare un vanto per l'intero paese e per il sud in particolare. Allora, gran parte di queste cose che io dico nel libro sono state poi confermate da uno studio che è stato fatto dalla SRM, che è un centro studi della Banca Intesa, il quale centro studi è uscito recentemente con un libro che dice che il sud produce ed innova, cioè non solo produce ma è anche capace di innovazione, una cosa che può sembrare addirittura scandalosa per chi non conosca questo sud. E quindi tutt'altro, ripeto, che una causa persa, tutt'altro che una carta sport dalla quale nessuno se ne importa, come diceva in una sua canzone Pino Daniele. Allora, perché bisogna imparare dal sud? Perché nonostante tutto, cioè nonostante il fatto che possa disporre di strumenti e di mezzi che sono incommensurabilmente inferiori rispetto a quello di cui dispone il resto del paese, il sud va avanti, il sud produce, il sud si sviluppa nonostante tutto, e bisogna imparare dal sud soprattutto perché al sud si è capace di fare il più col meno, cioè avendo meno mezzi a disposizione si fanno invece tante cose, tant'è che se il centro-nord, adesso non voglio fare una contrapposizione tra nord e sud, potesse disporre solamente dei mezzi che ha il mezzogiorno, ripeto, in servizi e infrastrutture, io non credo che sarebbe capace di svilupparsi come si è sviluppato attualmente. E dico anche che se il sud invece potesse disporre di quei servizi, di quelle infrastrutture, l'Italia sarebbe una Francia, sarebbe una Germania, si svilupperebbe molto di più di quanto non abbia avuto possibilità finora in Italia. Allora, tanto per cominciare, il sud è tutt'altro che un deserto industriale come si vuole ritenere. Se il sud fosse uno stato autonomo, sarebbe la settima potenza manifatturiera d'Europa, superiore a stati come l'Olanda, la Slovacchia, come il Portogallo addirittura. Il sud esporta nel 91% dei paesi del mondo, l'insieme di paesi nei quali esporta l'Italia è di 290, il sud esporta in 260 paesi. Se non ci fosse il sud non sarebbero possibili in Italia una serie di attività economiche, ci sono 5 settori produttivi nei quali il sud ha una presenza primaria in Italia,
e sono settori produttivi che possono sembrare addirittura incredibili per chi invece considera il sud un qualche cosa, una specie di palla al piede, una zavola, una cosa dalla quale sarebbe bene se non ci fosse in Italia, perché danneggia tutto il resto dell'Italia. Questi settori sono le auto e camion. Se non ci fosse il sud si avrebbero molto meno auto e molto meno camion di quelli che vengono prodotti in Italia. Se non ci fosse il sud addirittura si avrebbero meno aerei di quelli prodotti in Italia e meno, diciamo, mezzi spaziali addirittura. Se non ci fosse il sud si avrebbero molto meno farmaci di quelli che si producono in Italia. Se non ci fosse il sud, i nostri cellulari e i nostri computer probabilmente non potrebbero funzionare come funzionano attualmente, perché i microprocessori, quelli microchip, quelli che servono a farli funzionare, si producono soprattutto nel mezzogiorno. Se non ci fosse il sud non ci sarebbe più che il 50% dell'energia pulita che c'è in Italia, e se non ci fosse il sud non ci sarebbe un'altra cosa che può sembrare di secondaria importanza ma è di primaria importanza: non ci sarebbe l'enogastronomia che passa per dieta mediterranea, laddove dieta mediterranea non è solamente un modo di produrre, ma un modo di concepire l'esistenza, un modo di vivere, un modo di rapportarsi alla vita di tutti i giorni. E allora, questo sud, che è capace di tutte queste cose, perché non deve essere messo nella condizione di poter gareggiare a parità di mezzi rispetto agli altri? C'è un'altra cosa del sud che è importante a livello europeo: il tesoro agricolo del Mezzogiorno è il primo d'Europa, il primo anche rispetto alla Spagna, che è il nostro diretto concorrente. Allora, perché il sud non deve poter avere la possibilità di essere messo nelle condizioni di partenza uguali a quelle degli altri? Perché ogni cosa che deve fare deve essere costretta a farlo partendo, come si dice in campo calcistico, da 0 a 2? Cioè, oppure se gli altri fanno i 100 metri, il sud deve partire per 20 metri sempre indietro. Queste sono condizioni per le quali noi ci dobbiamo battere tutti, conoscendo appunto di che cosa è capace il sud, perché siano cambiate, perché noi non siamo figli di un'Italia minore, non siamo diversamente italiani rispetto agli altri, anche se dobbiamo continuare a convincerci che essere autenticamente meridionali è sempre meglio che essere diversamente settentrionali. Ecco, questo voler a tutti i costi imitare o raggiungere quello che gli altri hanno fatto è una cosa sbagliata. Noi non dobbiamo vergognarci di essere meridionali, non dobbiamo così considerarci un qualche cosa di inferiore rispetto agli altri, un qualche cosa che hanno tentato di iniettarci, di metterci addosso, a cominciare dall'Unità d'Italia, che io non nego, non metto in discussione, però è anche vero che con l'Unità d'Italia il Mezzogiorno è, tutte le leggi che sono state fatte, soprattutto quelle economiche che sono state fatte dal 18 marzo 1861, cioè dal giorno dopo della proclamazione dell'Unità d'Italia, che è stata proclamata per la verità in lingua francese, questo tanto per capirci, sono state a danno del Mezzogiorno. Non lo dico io, me lo dice uno storico dell'economia che si chiama Luigi De Rosa, che ha pubblicato un libro che si intitola La provincia subordinata, un libro pubblicato per un editore come La Terza, che è l'editore più risorgimentale che ci sia in Italia. Allora, questo credo che sia in linea generale, diciamo, la condizione del sud della quale noi dobbiamo parlare ed essere orgogliosi. E poi c'è un'altra cosa sulla quale però mi vorrei soffermare dopo, una cosa che il sud può insegnare al resto d'Italia e che l'Italia farebbe bene imparare dal sud, ma è il senso della vita, la concezione della vita che c'è nel Mezzogiorno, che è sparita altrove, e che tutti quelli che vengono qui magari a farsi le vacanze 2 settimane tutto compreso cercano di imitare, cercano di rimanere qui, perché qui c'è ancora qualche cosa che altrove è definitivamente perduto. Diciamo che come prima risposta, insomma, possiamo già cominciare ad essere abbastanza soddisfatti. Io voglio dirti, Lino, che questo tuo libro, cioè, a differenza di altri, per quanto presentano i libri, non è che se li leggano proprio tutti. Io me lo sono letto tutto, dalla prima all'ultima riga, e ne ho avuto un piacere dell'anima, innanzitutto perché scrivi talmente bene
a suscitare l'invidia, perché mi sarebbe piaciuto avere questa capacità di saper esprimere questi concetti così belli e così documentati, tra l'altro, perché non sono soltanto emozioni, assolutamente, sono delle emozioni che derivano però da studi che sono molto, veramente molto precisi. Quindi davvero, sai, ho trovato delle cose che avrei avuto proprio il piacere di poter dire o di poter scrivere. Questo tempo non sono riuscita a farle, ma leggerle da parte di altri, da parte di tua soprattutto, ti ho sempre apprezzato nel tempo, non te lo dico perché è mio, sai, ma veramente è stato un piacere. È stato un piacere che vedi, nel mio piccolo, la mia attività politica di questi anni, nel 2010 mi presentai in un'eroica campagna elettorale alla regione, ho fatto sempre eroiche campagne elettorali perché sapevo che erano perdenti fin dall'inizio, ma per questo era il senso dell'eroismo e della volontà di sentirmi con la mia identità, ecco, ho avuto sempre questa presunzione. Beh, io feci un manifesto che poi ebbe il plauso a livello nazionale, devo dire, per l'originalità, orgogliosamente per Roma. Potrebbe essere il sottotitolo di questo uomo, di questo tuo libro. Perché è molto bello questo libro, perché secondo me si differenzia moltissimo un po' da quanta la narrativa, la saggistica regionalista, che tante volte induce un po' ad essere un po' piagnone, un po' rivendicazionista, un po' troppo soffermandosi su temi che sono storici, indubbiamente importanti, ma che sono in parte anche avulsi dalla realtà attuale. Tu invece parti proprio e sei nella realtà attuale e ci stai soltanto richiamando, come meridionali, all'orgoglio di essere meridionali, anche perché tante di quelle cose che tu hai scritto in questo libro e che io veramente invito tutti quanti a leggere sono importanti, perché non so quanti di noi, a partire da me, abbiano la coscienza di sapere chi sono i meridionali, che fanno tante cose e dove le fanno. E tu hai avuto veramente la capacità, la razionalità, l'impegno proprio scientifico di indagare su un panorama veramente notevole, per cui sei partito da quello che si fa nel sud, nelle nostre zone, da quello che i nostri fanno in Italia, in altre parti d'Italia, e da quello che i nostri meridionali fanno all'estero, ricoprendo veramente dei ruoli apicali importantissimi in settori che sono settori pressoché inimmaginabili e che sono settori dell'oggi, dell'innovazione, della ricerca applicata. E se voi veramente lo leggete, dite: ma è possibile che noi meridionali, che ci lamentiamo tanto del fatto, ci dobbiamo lamentare tutto così, del fatto che il lavoro diminuisce sempre di più, poi abbiamo questi cervelli che vanno nel resto del mondo e che producono delle cose splendide. Giustamente a un certo punto dicevi: ma pensate se tutti questi ritornassero tutti insieme. E anche io sono andato molto pensando, non avendo la coscienza e la conoscenza di quello che oggi ho avuto il piacere di leggere nel tuo libro, ma pure pensavo: ma se tutti i meridionali nel mondo contano qualche cosa, venissero una volta l'anno per dire: ecco chi siamo noi, beh, veramente sarebbe già una scritta motivazionale per dire a tutti quanti noi: facciamo delle cose in positivo. Ecco, la bellezza di questo tuo libro è la proposta, cioè tu fai l'analisi, ma indichi anche una possibilità di eliminare le criticità. Questo è l'aspetto molto bello di questo libro. E per questo io lo manderò a tutti quanti i ministri del nostro governo, lo mando domani a tutti quanti, perché prendano consapevolezza di quello che effettivamente
effettivamente siamo è del fatto che non è che stiamo chiedendo l'elemosina a nessuno. Noi oggi, a fronte di una situazione che onestamente ci preoccupa, perché non sappiamo che riflessi potrà avere sul nostro territorio, a fronte di quello noi vediamo semplicemente di essere italiani come tutti quanti gli altri, non diversamente meridionali al nord, come dicevo, o viceversa. Ed è veramente molto, molto bello quello che tu dici, perché ci richiami a questo orgoglio del nostro essere meridionali. Adesso tu nella tua introduzione parlavi anche di un altro aspetto che non è trascurabile, tutt'altro, quello dei valori, quello dei valori di riferimento dei non meridionali. Perché io ritengo che una società che va sempre più verso gli svalori e diventa una società fragile. E i valori che noi abbiamo nel Mezzogiorno sono dei valori dei quali non sono, ci dobbiamo vergognare, anzi tutt'altro, perché spesso ci dicono valori sono dei conservatori, come se la parola fosse un fatto negativo. Beh, no, non ci dobbiamo vergognare, ma anzi in questo tipo di società l'essere fieri di mantenere quei valori è una cosa molto bella. E quando tu a un certo punto dici noi siamo quelli del comma e del compa, no? Del comma e del compa. Mi hai fatto ricordare, poi perché non mi voglio annoiare, ma mi hai fatto ricordare un episodio della mia brevissima esperienza di ministro. Nel 94 faccio il ministro dell'agricoltura, quell'anno toccava, papà questo fatto lo conosce, toccava all'Italia essere presente a Parigi per inaugurare il Salone Internazionale dell'Alimentazione, il SIAL. Naturalmente da Lecce avevano saputo, la Camera di Commercio soprattutto, c'era la Rode de Castris, avevano saputo che io dovevo andare a Parigi, che era un fatto europeo, insomma, no, di grande importanza, e quindi avevano organizzato per venire lì, per cui arrivo a Parigi e trovo, non so capo i ministri di tutta quanta loro, ma trovo questa bella pattuglia di miei leccesi organizzati dalla Camera di Commercio che con fierezza mi stavano accanto. Vedo un bel tappeto rosso davanti a me e tanti di box che c'erano tutti quanti intorno, un'esposizione di tutti gli alimenti di tante parti d'Europa. Quando io entro trionfalmente con tutto questo seguito di personalità e in fondo a questo tappeto rosso, da un box uno mi grida: ehi, cumare! Ed era effettivamente un amico di San Nicola, al quale io ho battezzato la figlia. E siccome esponeva lì, e trovarsi col ministro italiano, non mi sono sentita per niente imbarazzata, per niente imbarazzata. Dicendoti che rispetto a tutte quante le analisi che tu hai fatto, in poche parole, tu che cosa ne pensi di questo accelerare sull'economia differenziata? E beh, sai, è il punto di dolore della situazione in questo momento. Quindi, un pensiero. Quindi, io non ho delle certezze, faccio delle analisi e tento di farle insieme con altri per vedere come si può affrontare, se la si può affrontare, che negatività, che criticità ci possono essere nel nostro mezzogiorno e che cosa eventualmente si può fare per fare in modo di essere italiani tutti quanti con gli stessi doveri, certamente, ma soprattutto con gli stessi diritti. Immagino che sappiate più o meno che cos'è l'autonomia differenziata, anche se è una di quelle cose sulle quali si dibatte tanto, cioè si litiga anche, si fanno dibattiti televisivi, manifestazioni, eccetera, ma per la gran parte del pubblico è una cosa un po' misteriosa, è una di quelle cose di cui si sente parlare ma non si riesce
ad arrivare a fondo. Allora, diamo per scontato che noi sappiamo che cosa è, e io esprimo un mio parere che può essere abbastanza laterale e abbastanza un po', come dire, non condiviso da tutti quanti. Allora, io credo che contro la autonomia differenziata noi stiamo sbagliando strategia, nel senso che io vedo continuamente dei no all'autonomia differenziata e non vedo invece dei sì altrettanto fermi a quello che veramente ci interessa, che sono i livelli essenziali delle prestazioni, il che significa la possibilità, anzi il diritto che noi abbiamo di avere un livello di servizi, di infrastrutture che sia alla pari di quelli degli altri, perché non sta scritto da nessuna parte che noi dobbiamo essere trattati peggio rispetto al resto del paese. Se noi partiamo da un dato, che è quello della spesa pubblica per abitante, pro capite in Italia, sono i conti pubblici territoriali che dicono, non io, né qualche neobolbonico, qualcuno di questi, conti pubblici territoriali che sono un'espressione dell'Agenzia per la coesione e quindi del Ministero dell'Economia. Per ogni meridionale la spesa pubblica dello Stato è di ogni anno di 3.671 euro in meno che per ogni 170. Perché questo avviene e non si riesce a capire. Evidentemente ci sono due Italie, c'è un'Italia di serie A e un'Italia di serie B, c'è un'Italia di serie B che non merita di essere trattata come il resto del paese. Sapete in che cosa si traduce tutto questo? Si traduce in qualche cosa che ogni anno mi fa molto arrabbiare. Quando vengono i miei colleghi del Sole 24 Ore alla fine dell'anno a fare le classifiche della qualità della vita. E noi con le città meridionali siamo sempre agli ultimi posti, da metà agli ultimi posti di questa classifica. Quest'anno la prima meridionale è stata Bari, poi Matera, poi Lecce e tutto il resto. Questo significa che la nostra qualità della vita non è sufficiente, abbiamo una qualità della vita più bassa rispetto agli altri. E però facciamo un errore rispetto a questo, noi ci vergogniamo di questo e invece ci dovremmo far chiedere scusa per questa qualità della vita, perché la qualità della vita dipende dal livello dei servizi e dipende dal livello delle infrastrutture. Siccome, Adriana, sto dicendo qualche cosa che non voglio che ti scandalizzi, però la dico così paradossalmente, facendo, estremizzando un po' il percorso. Sono almeno 22 anni che lo Stato italiano viola la sua stessa Costituzione. Laddove la Costituzione dice che non ci deve essere differenza a seconda di dove sei nato e non ci devono essere differenza a seconda del fatto che sei meridionale o settentrionale. La stessa Costituzione dice che lo Stato italiano farà di tutto per eliminare queste differenze di trattamento tra le varie parti del paese. Cioè è come il presidente della Svimez, Adriano Giannola, ha detto che qui siamo di fronte addirittura ad una eversione. Capite che vuol dire eversione? È una parola pesante, come se quotidianamente ci fosse un colpo di Stato nei confronti del Mezzogiorno. Questa è la situazione che noi viviamo e questa è la situazione che deve cessare. Allora, l'autonomia differenziata, da un lato è un autogol da parte del centro-nord, perché con la voglia spasmodica di avere sempre di più hanno così suscitato l'attenzione dei meridionali, i quali si sono resi conto finalmente che qualche cosa ai loro danni si sta facendo e quindi probabilmente i meridionali non sarebbero stati tanto capaci di rivendicare i livelli essenziali di prestazione se non ci fosse stata la provocazione dell'autonomia differenziata. Livelli essenziali di prestazione significa che tutti i servizi che si danno al Mezzogiorno, sono quei 23 che vogliono gestire Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, la sanità, i trasporti, la scuola, l'università, l'assistenza, l'ambiente, le infrastrutture, eccetera, sono a un livello al di sotto del minimo costituzionale. Quindi devono cambiare le cose, perché così, solamente così, il Sud può avere una qualità della vita pari a quella degli altri, ma può avere anche i mezzi per poter produrre, per poter avere un'economia sviluppata, eccetera, come quella degli altri. E però, secondo me, si sta facendo una sorta di commedia all'italiana, e mi spiego perché. Probabilmente i promotori dell'economia e dell'autonomia differenziata sanno che forse non arriveranno al traguardo che essi si augurano.
Tra l'altro ci sono divisioni all'interno dello stesso governo. Questa è un'iniziativa partita da un singolo ministro di una forza politica che all'interno del governo è addirittura minoritaria, mentre noi abbiamo un governo che, almeno per quanto riguarda il partito di maggioranza e la sua esponente di spicco, sono partiti che hanno una concezione nazionale, non regionale o spezzettata dell'Italia. Quindi, però, facciamo conto che questa cosa vada avanti. Allora, contemporaneamente devono andare avanti anche i LEP, livelli essenziali di prestazione, che io definirei meglio come LUP, livelli uniformi di prestazione, perché un giorno la commissione che è stata, messa in funzione per poter calcolare questi LEP, tanto per cominciare, una commissione nella quale stanno anche gli uomini di Zaia, del governatore del Veneto, cioè stanno gli uomini i quali si sono battuti finora per l'autonomia differenziata, figuriamoci quanta voglia hanno di riconoscere i diritti del Mezzogiorno. Allora, livelli uniformi di prestazione, perché questa commissione può arrivare alla determinazione che voi al Sud, per la sanità, per la scuola, per l'università, per l'assistenza agli anziani, per i trasporti, eccetera, ne avete già i livelli essenziali di prestazione. Quindi che cosa andate trovando di più di quello che avete? Allora, devono essere livelli uniformi di prestazione, cioè uniformi su tutto il territorio nazionale. Ma io temo che questi LEP, anzi LUP, finiscano per diventare LIP, livelli inesistenti di prestazione. Perché la tarificazione del Sud al resto del paese deve avvenire senza ulteriore spesa. Quando noi sappiamo che mettere il Sud allo stesso livello del resto del paese costa qualcosa come fra gli 80 e i 100 miliardi, il che significa che questi 80-100 miliardi ci sono stati finora sottratti. I conti pubblici territoriali dicono anche che ogni anno vengono sottratti al Mezzogiorno 60 miliardi di spesa pubblica. È stata l'Eurispes a calcolare che negli ultimi 20 anni è stato sottratto al Mezzogiorno un tesoretto come 870 miliardi di spesa pubblica. Quindi lo dicono delle fonti che sono imparziali rispetto a questo. Allora, se questi diritti del Sud devono essere riconosciuti, ma non ci sta un euro per poterli cambiare, di che cosa stiamo parlando? Stiamo prendendo in giro ancora una volta il Mezzogiorno. Ma il governo dice, però noi avremo una crescita tale del PIL in Italia che con quei soldi potremo così andare incontro al Mezzogiorno. Una crescita del PIL a quei livelli che sapete è inesistente. Anche il PIL che cresce di più in questo momento, attenzione, bisogna vedere il punto di partenza, non facciamoci troppe illusioni, professore, tu lo sai benissimo che è così. E quindi, da un lato l'autonomia differenziata probabilmente avrà degli ostacoli, dall'altro i diritti del Mezzogiorno non saranno riconosciuti. E poi, questa situazione per cui non viene riconosciuta l'autonomia differenziata, ma non vengono riconosciuti neanche i diritti del Mezzogiorno perché non c'è una linea, comunque al centro-nord va bene, perché significherebbe continuare con quella spesa storica a favore del centro-nord che finora ha danneggiato fortemente il Mezzogiorno, di 60 miliardi all'anno, 870 in 20 anni. Quindi alla fine della giostra il risultato potrebbe essere quello di non muovere niente, di lasciare tutto come sta e di continuare a danneggiare il Mezzogiorno come è stato fatto finora. Perfetto, è una cosa che va approfondita. Io adesso mi scuserei, ma siccome io faccio politica e vengo dalla politica, però voglio ricordare una cosa, che è vero che Calderoli adesso ha premuto l'acceleratore, perché aveva interesse, perché c'erano le regionali in Lombardia, quindi qualche giorno prima era passato dal Consiglio dei Ministri con quel disegno di legge. Però è pur vero che l'autonomia differenziata c'è nel titolo quinto novellato del 2001, governo Amato, e che le preintese sono state, delle tre regioni, sono state sottoscritte nel 2018 da Gentiloni. Quindi tutta questa mobilitazione poi, di quelli che per 22 anni hanno dimenticato che la legge originaria l'hanno fatta loro, ma insomma, poi mi dà fastidio sinceramente, perché bisogna essere onesti.
onesti nel senso che se qualcuno dopo 23 anni si accorge che la cosa è sbagliata e dice abbiamo sbagliato, fa una dichiarazione di onestà intellettuale. Ma se invece si mette a riempire le piazze perché deve andare contro il governo, perché il governo di centrodestra sta facendo l'ultimo tassello praticamente di quello che loro hanno inventato, allora c'è qualcosa che in Italia non quadra, cioè l'Italia non fa mai conti con la verità. E tu invece dici una cosa bella nel tuo libro, appunto quello che è la verità, diciamo onestamente la verità. La verità è fatta di dati, di conoscenza, di riflessioni. E questa è una cosa decisamente importante. Ecco perché è una situazione anche imbarazzante politicamente, perché ricordavi che già all'interno del governo ci sono delle elezioni differenti. La Meloni si è sempre proposta, e sinceramente si è proposta come patriota, come l'unità dell'Italia, che la vuole mantenere, e per mantenere l'unità dell'Italia è chiaro che tutti gli italiani devono essere uguali, infatti non è che uguale non è, e non lo è per quelle politiche di coesione che non sono state fatte neanche con fondi europei a suo tempo. E per Franco io ti sto rubando tempo, perché anche tu vuoi giustamente intervenire, e quindi su questi spunti che notevoli che già lì non ci ha dato, che sono solo alcuni dei tantissimi spunti che ci sono, perché se dovessimo intercorrere tutti due giornate di seguito, ma ti vorrei passare il microfono appunto per dire la tua su quello che ci siamo detti. Sì, grazie Adriana, io credo che questo sia, l'ho scritto anche di recente, sia un libro, dice tu Adriana, negli ultimi anni unico, perché noi siamo stati abituati ad un'analisi storica, politica di ciò che è stata questa benedetta, tra virgolette, questione meridionale, partendo proprio da una scarica ideologica su una visione tra pre e post modello unitario. Io credo che bisogna andare oltre, bisogna superare questa zona, bisogna andare anche oltre la storia, occupare il tempo, occupare lo spazio del tempo nel quale noi ci troviamo a vivere oggi. Ecco perché io credo che questo sia un libro anche di fenomenologia, un vero e proprio testo di fenomenologia, senza scomodare Hegel, senza scomodare i modelli filosofici delle proprie, ma c'è una filosofia del nostro gioco, c'è una filosofia delle regioni meridionali. E quali regioni meridionali? Non hanno un unico. Io quello che ho notato che è vero che nel libro c'è un'area geografica e geopolitica ben definita, ma in quest'area geografica e geopolitica ben definita ci sono le cosiddette economie diversite, sommerse, diverse. Sono tre aspetti. E ogni regione di questa presenta una realtà ben precisa, come le mozzarelle di Mozart, no? Si vede che non è qui. Le mozzarelle di Mozart, il bergamotto di Reggio Calabria o dello Stretto e così via dicendo. Ma questo che cosa sta a significare? Che nella disorganicità economica, se vogliamo, di questo mezzogiorno c'è una omogeneità della capacità di investire e di trasformare il prodotto in un vero e proprio modello di investimento, non soltanto nell'area italiana, nell'area internazionale, ma nell'area che gestisce il mercato. Perché il discorso vero e proprio, a mio avviso, è un discorso di natura politica, non è soltanto ideologico, in cui il rapporto tra politica e mercati diventa fondamentale, perché se i mercati non vengono recepiti queste realtà che noi produciamo nel mezzogiorno, è difficile poter creare poi un percorso alternativo a quello che viene prodotto in altre aree. E questo è un dato significativo nel quale emerge questo aspetto. In questi 15 capitoli, mi pare che siano 15 capitoli, c'è un'analisi dettagliata. E la cosa che mi ha sorpreso in senso positivo, è che non emerge questo familismo amorale a cui siamo stati abituati da Banfield, non emerge questa ritualità e martiniana, finalmente non emerge tutto questo aspetto, emerge un sud moderno che è dentro la contemporaneità. Diceva, voglio ricordare con una frase del 1911 di Pascoli, per restare, il saluto Carlo Alberto Ruggeri, che è un mio caro
di vecchia data, che voglio salutare per tanti motivi qui in questa sala. E Pascoli diceva nel 1912, che è l'ultimo discorso di Barca, se noi non riusciamo a diventare, ed era il miliardo, Pascoli è il miliardo, dopo aver fatto esperienza a Messina, dopo aver fatto esperienza a Potenza, poi dirò perché faccio questa sottolineatura anche di natura culturale. Diceva, se l'Italia non riesce a guardare al Mediterraneo con la capacità non soltanto politica e culturale, ma economica. Eravamo nel tempo di Giolitti, in cui Cirenaica e Napolitana si disputavano il territorio del Nord Africa. Bene, Giolitti da poeta, qual era? Da poeta, nell'ultimo discorso di Barca, che è un manifesto del Mediterraneo vero e proprio, sosteneva proprio questo. Ma nel libro di Lino, qual è il problema di fondo? E sì, la questione meridionale, quando è brutta e quando è bella dire questa questione meridionale, come dice Giuseppe Galasso, come diceva Giuseppe Galasso, ma c'è un'altra questione alla quale, Adriana, tu ti sei sempre ancorata, che è quella mediterranea, profondamente mediterranea. Il Sud sarà veramente un'economia avanzata se riuscirà a guardare con attenzione al Mediterraneo. Il punto nevralgico è proprio questo. L'Europa non è detto che sia mediterranea, attenzione, perché qui dobbiamo fare delle distinzioni precise, non soltanto geopolitiche, ma geografiche vere e proprie. Dove finisce e dove comincia il Mediterraneo? Non voglio ritornare al 1861, la di Napoli, la regione delle Sicilie, ma tuttora, tutt'oggi. Qual è il Mediterraneo italiano? Qual è il Mediterraneo europeo? Il mezzogiorno che noi viviamo. E questo mezzogiorno, questo modello frontaliero, il modello frontaliero significa anche un'economia di altra natura, che è omogenea, che è omogenea. Il siciliano che si trova in Sicilia e il turistino che si trova in Tunisia parlano un'unica lingua. E non è questione di fare un discorso meridiano alla Cassano maniera, perché era stato già fatto il discorso, io non voglio entrare in queste polemiche, ma noi sappiamo che era stato già fatto da un grande scrittore francese, Albert Camus, il discorso del sistema meridiano, che tagliava sostanzialmente l'Europa dall'Italia. L'Italia la rendeva, Camus, nato nel 1914, rendeva l'Italia presa profondamente mediterranea attraverso questo meridiano. E non era soltanto dal punto di vista culturale in senso lato, era dal punto di vista economico, era dal punto di vista antropologico, perché antropologia è porre al centro i popoli, porre al centro le civiltà. Ma le civiltà come si leggono? Si leggono attraverso quello che dice Dino, attraverso questa articolazione di economie che sono sommesse, o sembrano sommesse, ma hanno una loro omogeneità. Quindi il richiamo, ti faccio una domanda, la questione mediterranea, come diceva Prodetto, sosteneva Matelievici, il Mediterraneo è il nostro destino. Se noi non entriamo in questa questione, che il Mediterraneo non è il destino soltanto dell'Europa, è soprattutto il destino non solo antropologico, ma il destino economico di questo mezzogiorno, di questo meridione, è difficile poter creare un legame con quelle che sono poi le problematiche canadesi, le problematiche che pubblica il cittadino canadese, che poi tu lo sai benissimo, che pur essendo italiano fa una difesa tratta dell'atlantismo anti-mediterraneo. Quindi tutto questo rientra in questo processo che il libro di Lino pone all'attenzione. Io credo che, giustamente diceva Diana, che è un libro che i nostri ministri, ma anche i nostri parlamentari dovrebbero leggere, perché imparare ad andare non significa soltanto, come diceva Troisi, che si celebrano i 70 anni di cominciare da tre, ma di cominciare da ciò che noi abbiamo sottolineato nel corso dei processi storici, non ritornando a quello che abbiamo disegnato come familismo amorale. L'ultima scena alla quale fa riferimento Lino è a volte la contrapposizione voluta, e qui è una chicca, caro Lino. Cioè, in ogni capitolo sono 15 capitoli, ci sono due citazioni, no? Si parte con due citazioni, per restare a una questione editoriale, quasi uno del nord e quasi uno del sud, e tra quelli del nord c'è il nostro Corrado Alvaro,
no? C'è Rocco Scodellaro e c'è un certo Pavese, che pur essendo nato a Santo Stefano Bembo a Cuneo, quando venne mandato in esilio per errore, disse: io non sapevo che qui tutto era greco. A Brancaleone in Calabria, è la zona ionica vicino a Reggio Calabria, qui tutto è greco, persino le donne che vanno alla fontana portano l'alcola sulla testa o su un fianco. Questo significa che loro, attraverso quell'ancora, possono fare economia. Questa è una lettera che Pavese nel 1936 indirizza alla sorella Maria. Era un torinese. E poi cito un altro ligure che è Giorgio Caproni. Giorgio Caproni, in cui il tema del viaggio non è come Montesquieu, come Troisi, è quello che si lascia, ma quello che noi abbiamo dentro. Quindi è un segno anche inaspettato, a volte, inappagato, di un'attesa che ci porta oltre. Perché parlare di speranza soltanto e non parlare non soltanto in termini religiosi, di profezia che pone questo libro? Ora una profezia, cioè cerchiamo di avere coraggio, cerchiamo di avere coerenza e cerchiamo di mantenere fede a che cosa? Alla tradizione. È un dato fondamentale soprattutto per una certa cultura. Allora, siccome hai citato l'antropologia del loro modo di essere, il nostro, eccetera, divertiamoci un po' con un paio, due citazioni per capire cosa siamo noi, cosa siamo loro, senza far guerra, perché noi vogliamo essere un unico paese, mettere in condizioni di essere, non nelle attuali condizioni. Allora, Luciano De Crescenzo, scrittore: la doccia è milanese perché ci si lava meglio, consuma più acqua e fa perdere meno tempo. Il bagno, invece, è napoletano, un incontro con i pensieri, i sentimenti. Questa è la differenza tra la doccia e il bagno che noi facciamo. E poi l'intelligenza, questa è proprio una battutaccia, l'intelligenza è un bene equamente diffuso nel mondo, tranne alcune valli alpine. Questo lo diceva Woody Allen, non qualche meridionale. Allora, il sud è il Mediterraneo. Allora, l'Europa in questo momento, Adriana tu lo sai benissimo, vuole che tu sia a Reggio Calabria. Deve cambiare il baricentro dell'Europa. Il Mediterraneo è diventato il centro del mondo per tante ragioni e noi rischiamo di perdere la rendita di posizione che abbiamo per il fatto di essere sul Mediterraneo. Noi ci affacciamo alla finestra in Sicilia e vediamo l'Africa dall'altro lato. Il punto più vicino tra l'Europa, l'Italia e l'Africa è 146 km. Nel Mediterraneo ormai passa più del 40% dei traffici mondiali, quelli che vengono dall'India, che vengono dalla Cina e vanno dalle altre parti. Il Mediterraneo non è più un mare di passaggio, ma è diventato un mare di produzione, tanto per cominciare, di produzione energetica. Se noi sommiamo l'energia prodotta nel sud Italia con l'energia prodotta dai paesi del nord Africa, li mettiamo insieme, adesso si può rendere gassosa una qualsiasi cosa, la si fa passare con le navi e poi si può rendere liquida, la fa passare con le navi e poi diventa gassosa quando arriva. Se noi sommiamo... Prego. Non pensi che il troppo atlantismo sfidi il Mediterraneo? È una provocazione. No, ma non ci sono dubbi su questo. Deve cambiare anche diciamo, la concezione del paese di vedere le cose, di vedere dove sono i suoi interessi primari, senza poter rinnegare l'atlantismo. Allora, noi abbiamo di fronte un continente che è il continente del futuro. L'Africa nei suoi vari paesi cresce più di quanto non crescono l'India, di quanto non cresca la Cina in questo momento. E noi li abbiamo di fronte. Sapete qual è l'età media del popolo africano, cioè delle varie nazioni, eccetera? È di 21 anni. Capite che cosa significa questo? Significa giovani, che non sono solamente quelli che vengono con i barconi, gli immigrati, quelli brutti,
sporchi e cattivi come sono i meridionali, come li abbiamo sempre considerati e come hanno sempre considerato i meridionali, ma ragazzi che hanno quell'età, in gran parte in questo continente, vogliono crescere, vogliono imparare, vogliono far avere rapporti, vogliono creare qualcosa di nuovo, vogliono diventare una forza vera del futuro insieme a chi? Insieme ai meridionali che sono da quest'altra parte. È stata l'Europa a dire che il ponte sullo stretto di Messina si deve fare, al di là di tutte le polemiche che ci sono state finora, perché bisogna finalmente riuscire il nord dell'Europa al sud dell'Europa. Se noi pensiamo che quanto si è trattato di riuscire l'Italia con l'autostrada del sole, subito dopo la guerra, la si è fatta arrivare a Napoli, punto e basta. Se noi pensiamo che l'alta velocità ferroviaria, voi ne sapete qualcosa a Lecce, arriva a Salerno e non va oltre, quella che arriva qua è un'alta velocità per prendere in giro, nel senso che è un'alta bassa velocità e non la si fa arrivare neanche a Lecce. Allora capite di che cosa stiamo parlando. L'Europa ha detto che il sud dell'Italia, sviluppata col sistema dei suoi porti, il porto di Gioia Tauro è il più importante del Mediterraneo, è quello che ha i fondali più bassi, quello capace di attirare porta container che sono grandi quanto 20 campi di calcio e hanno 20.000 container. Il porto di Gioia Tauro è quello che può evitare che le merci sbarcate lì poi facciano la circumnavigazione della Spagna, di Gibilterra, eccetera, per arrivare al nord dell'Europa. Con quella qualcosa, non solo i costi, non solo l'inquinamento che si hanno, ma si perdono 4 giorni di navigazione e invece bisognerebbe tutto sbarcare a Gioia Tauro, adesso si comincia a farlo e sino a qualche tempo fa, fino a poco fa, Gioia Tauro non era collegato con la ferrovia dello Stato, sapete per quanto? Per 1 chilometro di ferrovia. Finalmente quel chilometro di ferrovia è stato fatto e finalmente il sud da questo punto di vista diventa il grande punto di riferimento di tutti i commerci mondiali, insieme anche al porto di Taranto e al porto di Augusta in Sicilia, che è il primo che si incontra venendo all'Africa. Quindi vedete che grande avvenire c'è davanti al Mezzogiorno, se il Mezzogiorno sarà capace di seguire le indicazioni dell'Europa e quindi l'Italia adottare verso il Mezzogiorno delle politiche che finalmente lo mettano in condizioni di svilupparsi come merita. Il sistema dei porti, il sistema delle università, voi avete a Lecce una grande università che adesso, mentre gli altri stanno avendo problemi di iscrizione, ha aumentato le iscrizioni quest'anno, e poi di Lecce vi vorrei dire alcune cose che voi conoscete, ma mi fa piacere dirle in questo momento, sono le ultime cose che sono venute sui giornali. Il sistema dei porti, il sistema delle università, il sistema dei centri di ricerca del Mezzogiorno, che sono di primaria importanza, non crediate che non ce ne siano. Il sistema di tutto, diciamo, l'apparato culturale, l'apparato produttivo del Mezzogiorno, quello che noi non conosciamo, a Cosenza, una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, che si chiama NTT Data, è un'azienda, una multinazionale giapponese, che ha 320.000 dipendenti nel mondo e un fatturato di 40 miliardi, ha uno dei suoi 3 centri di ricerca mondiali, altri 2 sono a Tokyo e l'altro a Palo Alto in California, pensate alla California, è un centro di ricerca, cioè a Cosenza, ed è quello che ha i migliori risultati nel mondo. Di che stiamo parlando? Questo centro di Data adesso arriva anche a Bari insieme ad altre aziende tecnologiche. Questo è il Mezzogiorno che noi non conosciamo, questo è il Mezzogiorno del quale ci dobbiamo convincere. Dice, ma c'è l'emigrazione. C'è l'emigrazione finché il Mezzogiorno sarà in queste condizioni, noi ci dobbiamo battendoci contro l'autonomia differenziata, ci battiamo anche per il riconoscimento di queste cose al Mezzogiorno, e quindi c'è un futuro del Mezzogiorno che dobbiamo conoscere tutti quanti, lo dobbiamo dire come faccio io, scusate l'autocitazione, sono andato in un liceo di Maglie a dirlo, dopodomani vado in un liceo di Bari, poi andrò in un liceo di Mottola, poi andrò in un liceo di Valletta, poi andrò in altri liceo Stacchi di Bari, se mi invitate qua in qualche liceo ci vado, perché bisogna raccontare ai nostri ragazzi queste cose. Bisogna convincerli che non è vero che qui l'unica maniera di stare al Mezzogiorno è andarsene. Non è vero che bisogna solamente partire. Non è vero che assurdo non si possa fare niente, assurdo si può, questo dobbiamo convincere i nostri ragazzi. Io ho sentito a Lecce, ma l'ho sentito anche a Bari, un'espressione
questo genere, un po' così, un po' popolare, però permettetemela. Cioè, quelli che restano a Parri o a Lecce, all'università, e non vanno altrove, sono degli sfigati. Come degli sfigati? Cioè, degli sfortunati. Noi abbiamo università che ci invidiano gli altri, sono i territori che non sono ugualmente sviluppati come quelli degli altri. A Lecce, ma un certo Alessandro Sannino di Lecce, insegna a Lecce, quello che ha inventato quel meccanismo per dimagrire, adesso dovete sapere tutti quanti, e che quando è andato alla borsa di New York a quotarsi è stato immediatamente quotato per 1.200.000.000 di dollari. A Lecce avete quelle due ricercatrici delle quali si è occupato la stampa recentemente, che ricavano solventi e prodotti per salvare l'ambiente dagli scatti di cozze e di gamberi. Pensate voi. A Lecce c'è un ingegnere che riproduce mani umane, ha creato Adam's End, il primo atto bionico al mondo obsoleto, completamente adattivo. Solo 15 aziende sono capaci di farlo nel mondo. È un'azienda leccese che, scusa Diana, è un'azienda leccese, voi sapete che c'è stato quell'aggressione ad una israeliana alla stazione Termini di Roma. Non si riusciva a capire che avesse fatto questa aggressione. Sapete come è stato scovato? Grazie a un'azienda francese che si chiama Passe 3.26, al cuore a Lecce e 4 sedi in tutta Italia, ha creato un meccanismo in base al quale, se tu fai vedere anche un'unghia di una persona, da quell'unghia sono in grado di ripercorrere tutta la fisionomia di quella persona e identificarlo. Così è stato scoperto la persona di quella ragazza siciliana, israeliana. A Lecce c'è un'azienda, un polo logistico che si chiama Dedi, è quello che per la sua capacità di diffusione della legge nel mondo ha battuto un'azienda come la svedese l'IKEA. Mi è scappato il nome, e adesso si moltiplica 130 metri quadrati di scapandoni, 70 di assunti in 2 anni. Insomma, stiamo parlando solamente di un qualche cosa fra le 300 e tante pagine che stanno nel libro. Non bisogna leggere tutto, si può leggere capitolo per capitolo, pezzo per pezzo, non vi preoccupate di questo. È solamente un'infarinatura di quello che è il Mezzogiorno, che dobbiamo conoscere, far conoscere, diciamo ai nostri ragazzi, diffondiamo questo verbo per favore, perché significa futuro per tutti noi e futuro per i nostri figli e nipoti qui, non in altri posti. Superare tante volte lo sconforto di fronte ad alcuni dati che abbiamo, alcune situazioni nelle quali ci troviamo. Io vorrei che tu, Lino, ci dicessi qualche cosa su quello che hai definito nel tuo libro il piano delle beffe, il PNRR, che io considero l'ultima, veramente l'ultima occasione che noi possiamo avere per cercare di dare sostanza a quell'impegno, diciamo, di creare veramente, di dotare l'Italia per quella coesione nazionale della quale abbiamo bisogno, e sulla quale devo dire che l'Europa, con tutti quanti i suoi difetti, comunque ha tanto insistito in tanti anni, perché dall'inizio degli anni 90 ad oggi, per le politiche di coesione, l'Europa ci ha dato veramente tanto, ma tanto denaro. Abbiamo anche noi qualche colpa in questo senso, e la dobbiamo anche riconoscere, no? Perché vogliamo essere obiettivi su tutto. Allora, vorrei conoscere la tua opinione su questo piano nazionale di ripresa e resilienza, che potrebbe darci veramente l'opportunità di metterci al pari, oltre le. Credo che questo piano potrebbe metterci al pari. Tutto dipende naturalmente da come è gestito e anche dal ruolo che le fonti hanno nelle regioni, come parli anche delle regioni.
Io ho la mia idea che se soltanto le regioni del Mezzogiorno avessero avuto la voglia di mettersi insieme, forse sul tema di infrastruttura avremmo fatto qualche cosa, perché invece di andare a prendere io domani mattina il treno alle 7:10 per andare a Napoli, fermarmi a Caserta, poi dopo un quarto d'ora prendere l'altro treno per andare a fare un tratto di nuovo per arrivare a Napoli, o per arrivare a Reggio Calabria, non ne parliamo di cosa si deve fare la legge a Reggio Calabria. Insomma, io credo che ci sia stata anche quell'esasperato individualismo che noi abbiamo, che poi il protagonismo a tutti i costi. Ecco, so che sono in base ad utopia quando dico una cosa del genere, però vedi, adesso tu pensa, no, non abbiamo questa ormai quasi definizione di autonomia differenziata di Lombardia, del Veneto, Romagna, poi ci sono le province autonome, poi c'è la rivista del Piemonte, poi c'è la rivista della Liguria, praticamente si stanno organizzando una macro regione del nord in autonomia differenziata. Ma perché non riprendiamo il tema delle macro regioni? Anche perché tanto le regioni hanno fatto da 5 anni, 22 regioni, il tema di sperpero di denaro e non quelle del sud, tutte, indistintamente. Qui non c'è stata differenza tra nord e sud, ma tutte quante le regioni purtroppo non hanno dato buona prova di sé. E allora dobbiamo fare i conti sul pensionato e non andiamo a fare i conti sullo sperpero che hanno fatto le regioni o sulla mancanza di oculatezza nel gestire il denaro pubblico da parte delle regioni. Quindi un grande impegno anche sulla riforma costituzionale per arrivare a delle macro regioni, perché penso che potrebbe anche essere un impegno che vada al di là delle parti, ma che proprio venga dalla riflessione su quello che dal 1970 ad oggi è stata anche proprio l'economia dei mercati. Allora, ritorniamo a PNRR e concludiamo così questa bellissima serata. Grazie a tutti. Allora, il fatto che le regioni del sud riescano a mettersi insieme un po' dipende dalla mentalità italiana, perché in realtà il sud è ancora più accentuato, perché io dico sempre che l'Italia ha tutti gli stessi problemi, al sud un po' di più, no? Quindi, poi il fatto che Adriana deve fare i salti mortali per andare da una parte all'altra, questo, poi arrivo al PNL, e questo dipende dal fatto che il buon Dio, quando ha creato il sud, doveva essere il settimo giorno in un momento di distrazione, tanto l'ha fatto periferico. Se a questa parte periferica del paese gli togli i trasporti, lo condanni a morte. Allora, il fatto che il sud, oggi c'è stato il rapporto sui mezzi di trasporto in tutta Italia, e da quale il rapporto dice ancora una volta che al sud ci sono meno treni e quelli che sono più vecchi rispetto a quelli del centro-nord. Allora, il sud che non è ben collegato non è una casualità, non è un fatto che è capitato, non è il fatto che abbiamo un territorio dove non si possono mettere i collegamenti. Per andare da Bologna a Firenze hanno forato l'Appennino, ma figuriamoci, non è che non si possa fare al sud. C'è stata una premeditazione da un sud. Una scelta ideologica: il sud non deve essere collegato tra le sue città, non deve essere collegato in una maniera per cui tu vai facilmente da una parte all'altra. Da Bari a Napoli non ci devi andare, perché non ci devi andare a Bari, si ferma a Caserta. Perché se il sud cominciasse a essere collegato tra le sue parti, non è che si mette in testa di collegarsi anche con le sue iniziative, con i suoi imprenditori, con i suoi studenti, con i suoi turisti, con i suoi pendolari. Non è che si mette in testa di creare un mercato interno col quale può fare a meno del mercato del nord e se ne va per proprio conto. Allora separiamolo, non gli diamo i collegamenti diretti e veloci per le sue città. Sapete qual è la velocità media delle ferrovie al sud? Può sembrare una cosa che mi sono inventato io, ma bisogna andare a vedere. Prendete un orario ferroviario qualsiasi, da una qualsiasi città del sud a una qualsiasi città, altra città del sud. La velocità media di 65 km all'ora, mentre con l'alta velocità ferroviaria si va a 300 km all'ora. Il sud non deve collegarsi. Io quando dovevo andare a presentare i miei libri in Calabria, mi facevo la 106, la strada della morte, fino a Spezzano,
alle tette Spezzano. A Spezzano faceva la strada che portava sulla Salerno Reggio Calabria quando ancora non era completata, non è completata neanche adesso per 50 km. Facciamo finta che sia completata. Da Cosenza dovevo arrivare a Rosano. A Rosano prendevo la due mani e me ne andavo dall'altro lato perché dovevo andare sul lato ionico. Allora io qualche volta rinunciavo. Se rinunciavo io con i miei libri, rinuncio a un industriale che devo portare i suoi prodotti, rinuncio a degli studenti, rinuncio a dei turisti. Questo è stato fatto ai danni del Mezzogiorno. Col PNR si dovrebbe cominciare a rimediare tutto questo. Tanto per cominciare hanno spacciato il completamento della Bari Napoli con una questione di PNR, invece era stato deciso prima. Ma l'Europa ha dato all'Italia la parte più sostanziosa del recovery fund, cioè 219 miliardi, poi sono diventati 191, ma insomma nessun altro paese ha avuto tanto. Ma perché l'ha fatto? Perché l'Italia ha il sud, perché con questi soldi si doveva mettere mano alla diseguaglianza a danno del Mezzogiorno, perché l'Europa non vuole diseguaglianza, l'Europa è nata per abolire le diseguaglianze, che non è solamente sulla lunghezza delle banane o sulle zucchine o su cose di questo genere, ma ci sono anche diseguaglianze di questo tenore. All'Italia, al sud, spettava, in base alle indicazioni dell'Europa, il 65% del PNR. È stato dato solo il 40%, e va bene, superiore comunque al 34% della sua popolazione, ma il rischio in questo momento è questo, che i progetti e i finanziamenti che hanno nome e cognome, che sono sicuramente destinati al Mezzogiorno, che si sa il luogo in cui li faranno, quando li faranno e come li faranno, sono solamente il 20%. Il resto sono progetti nazionali per i quali il Sud può essere in una certa misura interessato. Eppure, nonostante questo, che è un'ulteriore ingiustizia contro la quale non abbiamo saputo opporci, ma noi contiamo poco, Adriana, tu lo sai meglio di me, cioè quando andiamo a Roma, andiamo con i nostri parlamentari, veniamo sempre considerati quelli col cappello in mano, quelli che vanno a chiedere, quelli che sono meno influenti. Non siamo i poteri forti, siamo i poteri deboli rispetto a quelli del nord. E comunque, nonostante tutto, ascoltate quello che vi dicono, non faccio il predicatore predomenicale, non c'è mai stato, nonostante tutti questi problemi, un momento più favorevole per il sud. Tanto per cominciare se ne sta riparlando, mentre prima non ne parlava più nessuno. Tanto per cominciare, comunque si sta lavorando a questi LEP, vedremo che cosa succederà, cioè ai servizi e alle infrastrutture per il sud. Tanto per cominciare, con questi investimenti per recovery, delle cose comunque si dovranno fare. Tanto per cominciare, quello che ci sembrava una qualcosa che non sarebbe mai avvenuta sta avvenendo. E ciò su cui sto lavorando per un prossimo libro. I ragazzi che tornano da scuola sono molti di più di quanti noi crediamo. Si creano addirittura dei gruppi, si mettono insieme. Quando c'è stato il Covid è nato il Recovery Sud, cioè un gruppo di ragazzi che a Palermo, con base in Sicilia, sono tornati. L'Università di Palermo ha abolito le tasse per coloro i quali tornavano, sono decine di migliaia. Anche il fatto che si continua a lavorare per aziende del nord, ma si viva qui, è un fatto fondamentale, perché significa che quelli che stanno qui potranno essere la classe dirigente nel futuro che a noi manca. Noi manca, perché se tutti gli laureati, se tutti gli ingegneri, gli architetti, i biologi, i medici, altre professioni se ne vanno al nord, quale deve essere la nostra classe dirigente? Non possiamo fare noi anziani, io anziano, che gli anziani non hanno una dimensione del futuro, pensano solamente all'oggi, solo i giovani potranno farlo. E secondo me, Adriano, non so che cosa ne pensi, per Franco, eccetera, ora ci sono, nonostante tutto, per le condizioni perché qualche cosa possa cambiare. Un'ultima cosa voglio dire, speravo di parlarne più ampiamente, quello che dobbiamo restare autenticamente meridionali e non artificiosamente settentrionali. Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi, dobbiamo avere così l'orgoglio di quello che siamo, non dobbiamo vergognarci di essere meridionali. Allora io dico sempre, per fare un confronto, ma così, così divertente, tra il nostro senso della vita, la nostra concezione, cioè noi abbiamo dei nostri modi, il senso della famiglia, il senso
il senso dell'amicizia, il senso del dono, anche il culto dei morti, il culto dei santi, eccetera, che abbiamo sempre considerato dei nostri difetti, delle nostre debolezze, sono delle nostre virtù, che gli altri vengono a cercare, gli altri vogliono imitarci in questo, non per nulla vengono a mezzogiorno e trovano, diciamo, una nuova linfa di vita. Al nord il tempo colle, da noi scolle, che è un tempo molto più filosofico. Non vergogniamoci della lentezza, la lentezza aiuta anche a vivere. E se proprio vogliamo fare un confronto tra quello che siamo noi, anche con un po' di presunzione, e quello che siamo gli altri, la differenza è nella bistecca di Fontana. Nella bistecca? Di Fontana. Fontana è il governatore della Lombardia. Allora, a un certo momento del Covid, nella prima ondata, quando bisognava in un certo momento così abolire un po' di restrizioni, la mascherina, le zone rosse e cose di questo genere, la Lombardia è quella che si è comportata peggio nel Covid, anzi ha compromesso tutto il resto del paese, non si conosceva il Covid, non c'erano protocolli, non era una novità, eccetera, possiamo anche giustificarlo. Però lui se ne è venuto fuori dicendo: siccome noi siamo i più produttivi del paese, abbiamo diritto noi per primi di uscire dalle restrizioni. Ma scusate, che c'entra la produttività col Covid? Allora lui si è venuto fuori con questa sorta di parabola. Quando il capo di famiglia, quello che produce, va fuori a produrre e poi torna a casa e c'è solo una bistecca a disposizione, questa bistecca deve andare solamente a quello che produce. Se noi abbiamo una sola bistecca a disposizione al sud, e ci sono molte bocche, noi dividiamo questa bistecca per tutti quanti. Questa è la differenza tra noi e con te. Io credo veramente, Dino, che ti dobbiamo ringraziare. Io ti ascolterei non so quante ore, veramente, proprio mi piace sentirti. E quanto mi piacerebbe vederti anche in altri luoghi istituzionali nei quali tu veramente potresti dire che cosa si tratta del sud, perché se tu accendi là, io accendo per nostalgia del Parlamento, accendo per sentire che cosa si dice, un po' di sconforto sinceramente me lo sento dentro. Quindi se ci fossero persone come te, fossero animate non soltanto dalla passione, che è un bel valore, ma anche dalla conoscenza e dalla razionalità, beh, credo che l'Italia andrebbe veramente avanti, e il Sud in particolare. Grazie. È un problema di problemi, a mio avviso, nell'Italia meridionale, anche in Puglia, e che è la sanità. Ora, lì non so, io anzi ho altri interessi. Se hai 2 minuti, dacci tu la spiegazione del perché la sanità in Puglia non funziona. E in una delle 3 regioni che chiedono insistentemente l'autonomia differenziata, invece il sistema sanitario è di standard superiore al resto d'Europa. A me non piace la giunta dell'Emilia Romagna, il colore politico che vuole, perché ovviamente è un sistema sanitario quasi perfetto. E sta per gran lunga quello della Lombardia, quello del Veneto, non parliamo del Piemonte, di città enormi, grazie. Perché? Innanzitutto è un problema legato alla mentalità, non tutto della nostra mentalità è qualcosa di positivo. In sanità occorre impegno, occorre dedizione, occorre competizione, sempre l'interesse ovviamente esclusivo dell'assistito, del paziente, dell'utente, perché bisogna anche prevenire, non solo curare. Purtroppo noi siamo stati abituati a subire, di ogni giorno, per il ruolo che ho, voi di dirigente, voi di questa università, contratto, vari, ho richieste che vengono da amici, parenti, conoscenti, amici degli amici degli amici, mi aiuti a farmi avere una risonanza magnetica che non sia a 6 mesi, a 9 mesi, a 1 anno, oppure a più di 1 anno, perché le agenzie sono chiuse. Questa è sanità da quinto mondo, non da terzo, da quarto, da quinto. Allora io mi sono dato una risposta, e qui forse c'è un grande economista davanti a me, forse dovrebbe essere d'accordo anche con lui. Se io al cittadino comune dell'Emilia Romagna, a uno che fa il piccolo imprenditore agricolo in provincia di Reggio Emilia, faccio per dire, gli tolgo la sanità efficiente
poi il giorno dopo che cosa fa? Va a Roma la testa ai suoi amministratori e fa benissimo, cioè fa quello che avrebbe dovuto fare noi da tanti anni, perché è una sanità che è andata a pezzi e le varie riforme, che ahimè sono partite anche con un grande esponente del centrodestra, oggi il ministro, per cui proseguì il convegno e con il ministro, ci hanno fatto andare sempre peggio. Cioè non è una sanità dignitosa, ha dei grandi centri di eccellenza la Puglia, con grandi ricercatori proprio in tutto il mondo, sicuramente molti di quelli che stanno fuori hanno iniziato, che sono a studiare medicina a Bari, faccio per dire, però è una sanità che non insieme fa tutto le parti. Grazie.